Un altro. Ma dove diavolo mi trovo? Guarda, pigliati sto regalino, va. Io ti aspetto con questo spianato. Ma portalo dall'elettricità. Sì, va bene, dai, risparmiamo un po' di colpi, va. Però non so se ci va. Però sì, dai, ci andrà. Prendi le pistole. Ecco, l'elettricità è qua. Vediamo se viene. Secondo me sì, stai pronto a spegnere sull'elettricità. Eccolo, ecco lì. Preso. Però con qualcosa devo sparare, però. Poi lo faccio a coltellate come al solito. Però dai, vabbè, comunque l'elettricità gli fa parecchio male. Io sono il campione di nascondino. Parati per sicuro, insomma. Dove vai? Sono qua. Non mi avrete mai. Sta quasi per ricaricarsi. Dove sei? Ancora lì. Oh, non gli ha fatto un cazzo stavolta. Oh, via. Cammelo. Hai fatto un cazzo. La pompa, dai, finiscitelo di bene. Vabbè, oh, ci riproviamo. Però mi sa che l'ho colpito, però non l'ho stordito. Chi può darsi? Ma sì, magari perché è più forte, che ne so. Quante trenelle già questo? Due. Dove hai imparato? Dove è venuto? Sei fortissimo! Fa la combo del guerriero acrobatico! Cosa hai ricaricato? Niente, si stordisce ma non. È diventato immune all'elettricità. Allora dai, mena gli con. Vediamo se è immune anche al fucile a pompa. Ma gli fa la sua combo. Bella combo, guarda questo. Niente combo. Ah, meccanico perfetto, vai. Andiamo. Andato da Bruce Lee. Andata bene, dai, oh. Ha imparato tutte quelle combo, poverino. E presto sono fucilato. Allora, adesso possiamo chiamare il mercante e poi con questa andare all'altro piano. Che ne pensi? Ma da quanti giorni hai ancora da affrontare? Sei pronto? Come si chiama? SYG 12. I tuoi rivali a... Prendiamo questo, la modifica anche? Sì, la prendo. E la velocità di ricarica. Queste mani sono più capaci di quello che sembra. Capacità, dai, anche così non è più di 10. No. Ma questo... Andiamo a saccheggiare qui, tanto anche questo sarà poi da vendere, ci darà poi soldini. Sì. Questo è dura, eh. Oddio, mi sono distratto un secondo. Ma è impossibile sta cosa da fare. Dai, ci provo un altro paio di volte e poi ti faccio provare anche te. Ma sì, vabbè, lo so che è palloso, provaci pure, non me ne frega niente qua. Sinceramente. Se penso un'altra barzelletta, ma non è conto. Un cazzo. Dritto. Mamma mia che potenza. Oh, troppa potenza. Va bene, stai. Buono. Bravo, tigre. Ma sai cosa ordina un vampiro al bar? Una tazza d'acqua calda e un Tampax usato. Grande. Teschio bistrò. Bistrò. Ma come gode. Qui non c'è una scala. Poi non è detto.
Andiamoci. Chi non lo farebbe? Proiettile, la mina alla cantante. Ah, si torna all'inizio così. Ok. Questo dovremmo esserci allora. Guarda se qui c'è qualcosa. Sì, non so se ci siamo arrivati. Qua c'è qualcosa. Quarzetto. Adesso tocca rifarsela tutta, però. E così è dura la vita per Ethan. Ma abbiamo fatto bene andare a guardare, visto che l'avevo detto, secondo me c'era solo qualcosa da prendere. No, comunque stavo pensando che ho usato una pozione, ma solo contro quelli col VR. Gli altri non l'ho usato. Perché con gli altri usi le armi. Dobbiamo ricordarci la chiave di Luisa da me. Quando torniamo al villaggio. Al village. Ma non credo torneremo al village. Non ci voglio tornare al village. Ma torniamo al village. Ma andiamo nella chiesa, sei sempre stata rossa. Duro, eh? Ma ora basta chiacchiere. Finiamola qui. Oh, attenzione. Rododi posturm. Comunque non è un fallimento Nicola Ventola, cioè è solo un buon attaccante. Vabbè, non era un fenomeno, però vabbè. Comunque ha giocato anche in nazionale, cioè. Adesso un totale fallimento mi sembra azzardato. Comunque, non so se andare. Sì, forse ho fatto bene andare di qua. Non sembra esserci più un cazzo qui. Sì. Quindi. Questa è Sturm, quindi l'abbiamo già preso. Quindi vado dritto, sì, dritto per forza. Questo è il caso di affrontare Strunza adesso. Questo labirinto qua lo dovrei affrontare. Forse c'è una zona migliore. Credo ci sia qualcosa qui. Oh no. Secondo me nel labirinto lo devi affrontare. Eccolo. Quindi cosa faccio da qui? Così. Così non posso frenarlo, però. Ti ho ascoltato. Scappa dall'altra parte. Ah, perché lui distrugge tutto, ok. Vabbè. Parati. Sì, dai. Madonna, come ti tiene la parata. Nella schiena. Posso evitarlo in qualche modo quando mi attacca? Parati. Sì. Sì, non ha le mani, se le mozzate veramente, come diceva il team. Questo può fare anche col coltello, secondo me, se continua a fare così. Non lo fare col coltello, per carità di Dio, magari poi dopo il pattern non si modifica. Olè, il torero camomillo. Ti fai culo, puoi dirlo. Ti sei fatto. Ti sono stato un coglione. Stavo parlando, sono vivo. Pensavo di essere morto, sinceramente. Che cosa fa? Cioè, continuavo ad attaccarmi. Sì, forse è anche buono fargli distruggere tutto, che magari ci stanno delle stanze che si aprono solo così. Opla! Ragazzi, spara di culo che devo fare. Quando è che sei sasso? Ti ho preso un grazie. Dici che delle volte lo fa più veloce. Sì. Secondo me aumenta la velocità. No? Sta dando gas, è un disco. Ti sei parato? Ma sì, sì, però. Non ti puoi più parare. Non so se devo spingere L1 forse. No, vabbè. Questo è Gargura dopo un po'. Dove cazzo sei andato? Ho pigliato fuoco. Ma non è un buon segno. Questo va più veloce col fuoco.